Buonasera a tutti qui dal Circolo Sportivo Roma 6, Dortmund, Atalanta, i protagonisti che si sfideranno questa sera. I ragazzi stanno effettuando il sorteggio Licata per quanto riguarda l'Atalanta e il capitano del Dortmund che si apprestano al sorteggio. Siamo pronti per partire. Gioca! Licata Edoardo a inaugurare il match Dortmund-Atalanta. Il primo tocco per le maglie bianche. Cifola. Montin. Licata. Tocco profondo subito a cercare Cifola. Refi. Dal basso Caponera in profondità. Stoppa Montin. Ne approfitta, o almeno ci prova, Edoardo che riesce a saltare incredibilmente fra Ioli e c'è l'1-0 firmato Edoardo Licata. Intanto qui riparte il match. Rutigliano cerca di saltare, intercetta Fidenzi questa volta. Refi con l'es sinistro, pallone ancora buono. Zodda accetta questa volta il Dortmund. Brando. Fidenzi sceglie di ricostruire dal basso. Fucillo, tocco alto col petto. Rutigliano si porta via il pallone. La norma del vantaggio dichiara l'arbitro. La soluzione che colpisce Fraioli che rischia tantissimo, supera la propria metà campo e c'è il tocco dalla distanza. Poteva firmare. Vediamo come gestiranno questa palla. Caponera prova a saltare la difesa, Montin prova a portarselo via, chiude benissimo Brando. Splendida azione e riesce a segnare Refi dopo un momento di confusione, sigla il gol del pareggio. Caponera. Schizza via, Zodda a recuperare, Licata a centrocampo, dall'altra parte Rutigliano prova a salire col sinistro sotto le gambe di Fraioli che non se l'aspettava, scavalca l'Atalanta, splendida cadere del primo tempo. L'Atalanta non si è lasciata attendere, la situazione di pareggio conquistata è stata subito smorzata da Rutigliano. Zodda la rimette in gioco, Licata ancora per il numero 8, vediamo se ci regalerà un'altra magia. Montin distinto, palla gira un attimo. Fucillo. Caponera. Licata cerca di filtrare tra le maglie avversarie. Il capitano dalla distanza col destro. Cifola questa volta ci riesce. Va a segno il 3-1 per l'Atalanta. Sembra cadere a terra quest'ultimo. Intervento ad ogni modo giudicato regolare. Caponera. Ancora Fidenzi. Si sgola l'estremo difensore dell'Atalanta. Sì, tocco di ritorno per Caponera dall'altra parte, cambio di scena su Fucillo che prova con il destro tiro debole, sporcata la traiettoria dall'Atalanta. Hanno modo di risalire i ragazzi ancora dell'Atalanta con Licata. Cifola, tiro debole che colpisce, non ha da obiettare, sale ancora l'Atalanta col destro. Licata e Cifola la chiude così, non hanno possibilità di vedere al VAR il risultato parziale. Ora Atalanta in netto vantaggio, non si arrende il Dortmund, ci prova ancora e ancora. Fucillo, tocco di tacco verso Fidenzi. Refi che difende col corpo la palla. Montin cerca di vincere il rimpallo. Padone che termina in out. Caponera. Col sinistro distinto. Alla profonda di Zodda. 1 contro 1, Zingale, ancora Cifola, mezzo Caponera, ovviamente non può fare niente per stoppare la scarica micidiale di Zingale che va dritta in porta. Fucillo, Caponera si lancia a Zodda, gli dice di
tacco alto, refi di testa, scarica a terra. A portiere! Cifola non si arrende. Pallone ancora per refi dall'altra parte, che il capitano Caponera va in rete. Stavolta non c'è. Zodda posiziona in maniera un po' più sapiente la barriera, che ora è composta da un solo uomo, ovvero Edoardo. Licata e Montin disposto un po' più indietro, 2 o 3 metri indietro rispetto al numero 9. Niente da fare, la barriera non può impedire a Refi di segnare questo terzo gol. Refi si gira e calcia, c'è Montin a fare da barriera. Prando. Tiro di punta che colpisce Zingale. Filtrante verso Cifola. Di punta, Licata prova a chiudere, prova la soluzione. Vediamo se ci riesce Rutigliano. Appoggia ancora per il capitano da dietro Caponera. Deve stare attento al fallo. Riesce a strappare palla in modo del tutto regolare. Si propone anche spettacolare, va da solo Caponera. Non aveva visto Refi, ma ha scelto di andare in solitaria e sigla il quarto gol. Tecnico di Gabriele. Tanto c'è infatti Refi. Mamma mia, Zodda riesce a... Anzi, si propone anche Refi. Ancora da solo Fidenzi, vuole cercare lo spazio giusto. Retrocede, ricostruisce dal basso con Brando. Non gli sta dietro Cifola. Refi al centro. Si propone ancora Brando. Prova a chiudere. La palla è ancora in gioco, l'ha salvata Rutigliano. Cifola, il 2 contro 1, appoggia per il numero 4. Non c'è niente da fare. Il 6 a 4. Cifola allontana ulteriormente il Dortmund dalla possibilità di recupero. Passare nessuna. Caponera. Portiere veramente, veramente speciale. Refi, tiro alto in corner. C'è il triplice fischio che manda tutti i giocatori a darsi una calmata. Vittoria dell'Atalanta 6 a 4, il risultato finale. Una splendida partita con i suoi alti e bassi, con le sue situazioni di tensione, che comunque sono sempre riusciti a rimanere, diciamo, nei toni della civiltà. E qui dalla Circolo Sportivo Roma 6 è tutto, io vi auguro una buona serata.